te che schnef appuntamento de pedies? Se on gic alla baita de Moena per regioner de jets, manier bon e appuntamento fora per chi sti sta. Fagion una panoramica in conto di dubbies e di desvalive spons de veduda, in conto de vaccinazions, una questione muie de battuda e in cetenoscia valetes. La scuola ladina de fascia nemmena te l'assisi del 1200, con si enef spettacolo de fin de anno. A noi sta la baita normalmente, insomma, ne piace provare tanti tipi di musica, come tanti tipi di robe da mangiare, tante robe. E allora stasera, visto che sono tornato da un viaggio in Giappone, mi sarebbe giusto provare a vedersi a manco il Gessabono, non so se Gessabono. L'hai puntata di Metz con gran successo in stadi la nuova stagione di appuntamenti alla Grenz, allo dalla baita di Moena. Una buona occasione per trarca magna diva particolare da mettere a piedi a sons altrettanto gustegui. Si on gic al primo appuntamento di quel che l'estate portadant un programma tutto da descorire. Tras qualche fascia, ara il met de già far conoscere a Ducchi che August, il jazz e di altre sorte di musica con guest de nunze che vende da tutto il mondo. Ho cominciato a Panorama Music, che è un festival che ormai è il terzo anno che ho messo a girare con le società degli Impianti Portamont e con la PT. E quest'anno, per la terza edizione, porterò un 15 concerti a partire dal mese di agosto. Su per i più bei posti della Val de Fascia, si potrà venire su a ascoltare questi concerti sia con gli Impianti Portamont, cioè chi che è amico il più di Estro e Gaisa e poi venire su a pe. E sarà sicuro bello perché il programma è molto desvalif con musica di ogni sorta, partendo dal pop, c'è la musica classica, musica etnica, il jazz, insomma ce ne sarà per tutti i gusti e testidissimo dopo che stampo nel programma che venirà da fuori e sul sito della PT Val de Fascia si può già trovare tutto il programma per me. Na vida per porter dante in c'è chi che non le usa, neve sons e neve saores, per descorrir neva dimensions del gust de star insieme, con la compagnia de na bella grenz de amici. Le ormai più di 10 anni che sono dance con scommensative di musica, di cultura. Se trovo la Grenz, lo dice la parola, lo dice che è una maniera di se trovare, insomma, con Val de Bel da ascoltare. Troppes le laideis in conto del vaccinero manco i bici. Questes le sincrogigia no de moco i ponts de veduda medix, a bon conto ence con la tema del dubbie, della cattiva informazione e di casi pecchieres in conto della conseguenzas che podessa intravenir. Mui ence la oges che se sente val. Con l'occasione ha un volu portar dant due testimonianze che te chis dis le se doventedes un ponte de confront e de riferiment per la famiglia e i genitori de fascia. È un'associazione che informa, diciamo, sul discorso delle vaccinazioni. Diciamo che l'obiettivo principale è dare informazione libera e consapevole sulle vaccinazioni, su questo trattamento medico che è la vaccinazione.
Altro obiettivo è quello di dare voce anche a tutti i danneggiati da vaccino in tutti questi anni che noi abbiamo conosciuto, ormai dal 2006 che l'associazione è stata fondata, quindi abbiamo parecchi contatti, abbiamo conosciuto parecchie persone insomma, che hanno avuto purtroppo questa conseguenza in seguito alla vaccinazione. Abbiamo anche degli iscritti fuori dal Trentino, molti anche in Alto Adige, ma soprattutto il Trentino. E qualcuno anche in tutta Italia, siamo contattati da tutta Italia e qualcuno ha voluto anche iscriversi all'associazione pur non essendo residente in Trentino Alto Adige. Ai 30 de mai a Pera si abbina l'associazione Vaccinare Informati che mette a dum testimonianze e ponc de veduda del muie de famiglie trentines e fascenes che fos per paura o decisions personales non si ha più fidati con sé del dottor di Bec. Questa posizione cruzia i dottores, che è do a tenir sotto controllo il territorio e a far proponetes dossi e ponte de veduta. La situazione è bella che medema a quella nazionale, disesse, perché si on rue sotto la sava del 95% che le chela che assicurea una protezione per tutta la popolazione, ince per chi che non si vaccinea. Mm-hmm. Anche con di le una tendenza, ince te nostra Valeda, te nostra provincia, te la regione Trentin Sittirol, le mingol una moda de non vaccinare. Mm-hmm. A che schio le dison le un problema grief perché la vaccinazione non la guarda de mo el fi particolar. Le una pratica che la dà una protezione a tutta la popolazione e dunque se le una certa quota che non vaccinea e la va sotto queste percentuali, i virus salvares i tac andò a viasare e ne amò strozz perché per esempio la poliomielite non è che la si è descomparita da tutto il mondo, in Italia ben, in Europa ince, ma in Africa e soprattutto in Afghanistan, in Pakistan, che le zone tribali o là che non si ruba più a vaccinare, il virus fa morce e paralitici. Il decreto legge di riferimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ai 19 de mai e da PEC pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Questo obbliga i Bec a 12 vaccinazioni. Un argomento che è di gran attualità, che farà debattere a mo e che domanda in riuscita attenzione e sensibilità del se confrontare. Abbiamo avuto tanti iscritti, oltre 170 persone. Per questa ragione abbiamo lavorato su due fronti, una commedia pura, il Grand Hotel Valfassa, e questo spettacolo. Ecco, è stato un lavoro duro, anche perché i tempi sono stati ristretti, però dobbiamo dire una cosa, che tutti i fiori meravigliosi, queste straordinarie personalità che mi hanno accompagnato in questo percorso, mi hanno reso la vita facile. Il musical Francesco, metudant dai Bec della Scuola Ladina de Fassa e dal progetto VIF, l'è stat demò il serer su un percorso da Saint-Pien, te quel che non l'è stat l'erga demò per la lezions, ma ence per una riflessione su un momento de gran importanza.
nella sua vita è ancora capace di parlare alla modernità. Francesco Di Bernardone è un uomo straordinario e il suo percorso, la sua vita, la sua esistenza in realtà è una sorta di catabasi, cioè di discesa negli inferi, ma non degli inferi che stanno sottoterra, ma negli inferi dell'animo umano. E soprattutto oggi, in una società dove, ecco, l'anima delle persone, i valori autentici sono minati dal dio denaro, dalla voglia di possesso, dalla voglia di emergere a tutti i costi, ecco, quindi lui si fa portatore e parla la nostra modernità insegnandoci una cosa molto importante, cioè ritornare all'essenzialità, ritornare alla semplicità, all'amore. Io voglio vivere come i passeri del cielo, voglio respirare la libertà e la purezza che loro respirano. Il resto non mi serve, capite? Non so che farne, fratelli, ma se lo scopo della vita è ridotto a questo ingranaggio folle che umilia le nostre esistenze, no, non fa per me. Ci deve essere qualcosa di meglio, cerchiamolo insieme. L'uomo ha uno spirito che è il suo tesoro ed è questo che dobbiamo recuperare, questo tesoro. Dobbiamo ritrovare la gioia, vivere liberi nei campi, correre sui colli, arrampicarci sugli alberi e tuffarci nei fiumi. L'uriero Lac et Duche a fat da Saint, con Chela de Servigner alla figura de Saint Francesc d'Assisi, a una vida rispettosa e con sentiment légère, che nator con esser bon de portar son paladina. Non so, un tacca de fire e a scomenz pensai che fosse dal buon senestrit, però che ho una roba seria e in sinistra. E do col gir di meis, de merz, de oril, cosita, a un tacca via a far pro e sempre più serie, più lenge, e da che l'anvia son zit dret inverse mio zil che l'estate che de che stasera con questo bel successo che ha una avuto. Le sinistre dir che le tocche mi ha piaciuto di più di che spettacolo, però penso che il scomenz le veramente d'impatto per Duch, per gli attori e anche per chi che verda il spettacolo, perché vedere Francesco che viene petafora da Cesa, da Siepere, è una roba molto forte e dunque fosse proprio che il tocco che mi ha piaciuto di più. Dol bon esit de Cendregina, Prum Nadel e Grand Hotel Valfassa, Nauter Project che ha tautite Beach, professore e amici della Scuola Ladina de Fascia, con quella della Cher Velk, non de moi protagonist, ma anche a chi che per più che nota ha impieni il teatro de Batimans e Apprigiamenci. Io sono più che soddisfatto. Sono più che soddisfatto perché il nostro teatro non è un teatro che si fa per l'estetica dell'arte o che si fa per la mera messa in scena. In realtà il nostro teatro è un teatro solidale, è un teatro che ha un obiettivo, è un modo di pensare la musica e il teatro come un veicolo per fare delle cose importanti, ecco. E quindi in termini di solidarietà quest'anno i nostri ragazzi hanno fatto tanto, quindi mi reputo pienamente soddisfatto anche di questo.